Prima di condividere con voi quello che il Signore in questi giorni mi ha suggerito, mentre pensavo a cosa dirvi oggi pomeriggio, vorrei dire due cose. La prima è che portare il nome Magnificat significa avere la responsabilità di comprendere che la gratitudine va detta ad alta voce. Maria è grata ed è felice, e questa gratitudine non muore dentro di lei, non è un pensiero pio dentro di lei, è qualcosa che diventa evidente anche davanti agli altri. Canta il suo Magnificat davanti a Elisabetta, e credo che questo sia un'indicazione per ciascuno di noi. Le cose belle vanno dette ad alta voce e le cose belle vanno mostrate, perché altrimenti ci rimane solo la cronaca nera, ci rimangono semplicemente le cose che non vanno di questa vita. Dovremmo abituarci invece a raccontare le storie di benedizione, cioè le storie di bene. Tutto il bene che il Signore ha fatto dentro la nostra storia, abbiamo bisogno certe volte di prendere il microfono e di raccontarlo, non per ostentare qualcosa, ma perché la gratitudine va mostrata esattamente come ci insegna Maria, ad alta voce. E questa gratitudine che una persona dice non è semplicemente qualcosa che ci edifica personalmente, fa bene anche agli altri. Incontrare la luce anche attraverso la testimonianza di qualcun altro riempie il cuore. Quindi io credo che questa iniziativa sia veramente in spirito di Magnificat, cioè un modo vero di esprimere il carisma della gratitudine ad alta voce. La seconda cosa è molto personale. E cioè, per un misterioso disegno di Dio, io ogni volta che incrocio qualcuno della comunità Magnificat mi sento a casa. E siccome giro parecchio, ogni tanto becco qualcuno, qualche fratello, qualche sorella che si avvicina e dice: io faccio parte della comunità Magnificat, io mi sento a casa. E non lo so perché, però diciamo che avverto un profondo legame di amicizia e quindi sono molto felice oggi pomeriggio di condividere con voi questo momento. Ma sono commosso, e lo dico ad alta voce, perché mentre ascoltavo la cronistoria, diciamo così, di San Manno, non conoscevo quasi nulla e non conoscevo soprattutto la storia nello specifico, quello che noi abbiamo ascoltato. Mi sono commosso e vi spiego subito perché. Nella visione di Stefano c'è un'immagine che è un'immagine dei Vangeli dell'infanzia, il luogo della natività, le rovine di una grotta, di una capanna, una stella, un bambino. E in questi giorni, mentre pregavo, mi tornava potentemente nel cuore questa immagine. Tant'è vero che tutta la mia catechesi di oggi pomeriggio sarà costruita esattamente su questa immagine, ma io non lo sapevo. Questo per dire che il vero protagonista è lo Spirito, non siamo noi. Ma che cosa si può dire per cercare di comprendere fino in fondo che cosa accade nell'adorazione? Soprattutto il mistero dell'adorazione, di questa preghiera davanti al vivo, al vivente, in che modo effettivamente può cambiare la nostra vita? Allora, credo che dovremmo fare una riflessione molto semplice e lasciarci educare dai Vangeli. Per esempio, i Vangeli non hanno nessuna preoccupazione di dirci che a Gesù si arriva per tante strade, e a volte le strade sono le strade della fede, le strade dei profeti, le strade di tutti coloro che aspettano il Messia. C'è un cammino, un percorso di fede che accompagna tutto il popolo di Israele. L'Emanuele, il Messia, Gesù è l'atteso. Per secoli il popolo di Israele ha aspettato che arrivasse questo liberatore di Israele. Eppure quando noi ascoltiamo quella storia, proprio nel momento in cui davanti ai nostri occhi c'è questo bambino che nasce nella periferia di Gerusalemme, in questo villaggio di Betlemme, che ha la sua importanza ma non conta nulla, in fondo è un quartiere piccolo, un piccolo villaggio dove non c'è posto quella notte quando Gesù viene al mondo, Maria e Giuseppe non trovano spazio in nessuna locanda e devono adattarsi in uno spazio angusto,
dove vengono ricoverati gli animali, Giuseppe alla meglio aggiusta questo spazio e lì nasce il figlio di Dio. C'è una cosa che colpisce moltissimo, e cioè che in quel momento davanti ai nostri occhi noi non abbiamo semplicemente la testimonianza di Maria e di Giuseppe. Tanti personaggi si affollano attorno a questo luogo. Ma c'è una serie di personaggi che ci fa tanto riflettere, capire perché il Vangelo li mette lì. Ad esempio, a un certo punto si parla della storia dei magi. I magi non sono credenti, non sono persone che vengono dalla fede di Israele, potremmo dire sono persone che non hanno la fede. Eppure a un certo punto si mettono in cammino, cercano qualcosa. Una stella li motiva a cominciare un viaggio che loro non si immaginano che li porterà fino a Gesù. In pratica, stanno cercando Gesù ma non lo sanno. E sapete perché questo è importante? Perché nessuno di noi deve ammalarsi della presunzione di dire che siccome noi siamo credenti siamo meglio degli altri, che nella nostra interiorità accade qualcosa che in realtà non capita nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, di ogni tempo e di ogni spazio. Questa è una cosa che deve sempre invece renderci umili e molto grati al Signore. Ogni volta che incontriamo una persona, noi dobbiamo avere la convinzione che quella persona sta cercando Gesù, anche se non lo sa, come i magi. E certo, forse in questo viaggio alla ricerca di Gesù si prendono strade sbagliate, a volte si fraintende questo viaggio, è successo così anche ai magi, invece di arrivare dritti all'obiettivo, invece di arrivare dritti a quel bambino, invece ad arrivare a quel punto di arrivo che è un punto di adorazione. Il Vangelo ci dice che quando arrivarono lì si prostrarono e lo adorarono, vedete c'è un gesto di adorazione, ma prima di arrivare lì sbagliano strada, vanno a finire a casa di Erode e questo porterà dei grossi problemi a Gesù e a tutto il contado di Betlemme. La strage degli innocenti prende il via esattamente da questo errore dei magi che avvisano Erode della nascita di questo bambino. Ma c'è un'altra cosa, una buona notizia nella tragedia. Anche Erode cerca il bambino, anche tutti quelli che sono attorno a Erode, la corte di Erode cerca questo bambino. Lo vogliono uccidere, sì, ma lo cercano. Anche uno che ha una vita sbagliata e che, diciamo, deliberatamente cattivo, cioè cerca il male, anche lui cerca Gesù. Lo cerca per ucciderlo, ma lo cerca. Tutti cercano Gesù. Questa è la convinzione che deve muoverci. E questo nostro mondo, vedete, è un mondo che è assetato di spiritualità. La spiritualità è prendere sul serio questa ricerca che c'è nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, e non soltanto nel cuore di quelli che noi chiamiamo i credenti, di quelli che come noi hanno il dono della fede e che capiremo tra un istante è un dono che viene fatto a noi per il bene di tutti, non un dono che viene fatto a noi e basta. Come se il Signore ci desse un dono per fare, diciamo così, delle differenze con gli altri, per darci un privilegio solo a noi, per creare una sorta di discrepanza, come se il suo amore fosse riservato semplicemente a qualcuno sì e a qualcuno no. Il dono della fede non è il dono di essere amati da Dio. Dio ama tutti, anche quelli che non lo sanno, anche quelli che non credono in quest'amore. Dio continua ad aver cura di queste persone, perché Lui le ha fatte queste persone, le ha create, le ha volute, le ha sognate. Ha messo Lui quella dinamica di desiderio dentro i loro cuori. Ma quando tu scopri la fede ti accorgi che il Signore ti dona la fede, te la dona a favore di tutti, non a favore soltanto di te stesso. Rende te un testimone semplicemente perché vuole illuminare la notte di tante altre persone. La fede è una responsabilità per noi, non è semplicemente un privilegio. Ma vorrei ancora trattenermi su questa immagine. Che cosa c'è alla base vera di ogni adorazione? È la consapevolezza che nel cuore di ciascun uomo, di ciascuna donna, c'è un desiderio di Gesù inespresso. I nostri ragazzi, che a volte lasciano le nostre comunità, le nostre parrocchie, che non vogliono sapere più di preghiera, di messe, di liturgie, che non vogliono sapere niente di Dio, continuano a cercare Gesù, anche se non lo sanno. Tante persone che cercano di affermarsi con la propria carriera, con la propria vita, cercando che qualcuno dia lustro al loro nome, stanno cercando Gesù, ma non lo sanno. Non c'è nessuno che non sta cercando Gesù. E questa è la storia dei magi.
E questa è la storia vera che è alla base di ogni adorazione, e cioè un desiderio, una ricerca, una sete che c'è nel cuore di ciascuno di noi. Questo è il motivo per cui, vedete, è sbagliato pensare che il male esiste per farci fare cose sbagliate. Lo scopo del male è impedire questa ricerca, è spegnere questa ricerca nel cuore delle persone. Finché una persona sta male perché sta cercando di essere felice, significa che è sana. Quando una persona non cerca più la felicità, lì ha trionfato il male. E non c'è più bisogno che quella persona faccia cose eclatanti, errori madornali, o che faccia delle azioni cattive, malvagie, per dire che si trova all'inferno. È già all'inferno perché semplicemente la vita si è spenta, non cerca più nulla. Noi dovremmo temere tutto quello che assopisce questa ricerca, tutto quello che impedisce il viaggio. Ed è bello pensare che tante persone che pensano di non avere la fede, forse probabilmente non hanno il dono della fede, io le guardo, le ascolto e mi accorgo di come lo Spirito Santo sta lavorando dentro di loro. Perché si fanno mille domande, perché sono curiose, perché cercano, perché leggono, perché si confrontano, perché vorrebbero trovare sempre qualcosa e cercano di trovarla un po' ovunque, di saltare da un fiore all'altro, ma semplicemente perché sono assetati. Cercano Gesù, ma non lo sanno. E chi sono io per giudicare queste persone? Sono semplicemente uno che si accorge di quello che lo Spirito sta facendo nel cuore di queste persone, di come le sta conducendo pian piano davanti a quella mangiatoia, di come li sta conducendo pian piano davanti a quel bambino, di come li sta conducendo pian piano davanti a quel pezzo di pane, a quell'ostia bianca, così fragile, fragile come un bambino, vulnerabile come un bambino, eppure lì c'è tutto il Figlio di Dio. Ma questa è la meta. Ed è bello pensare che all'incontro con Gesù non si arriva semplicemente attraverso delle strade tortuose che per anni animano la nostra ricerca interiore, mentre veniamo spinti a cercare sempre qualcosa che dia senso alla vita, qualcosa che ci renda felici. No, si può arrivare a Gesù anche d'un tratto, in una sola notte, come capita ai pastori. I pastori non fanno nessun viaggio come i magi. Non hanno complicanze, non sbagliano nemmeno strada, perché i pastori hanno qualcosa che forse noi non abbiamo. Sono semplici, hanno il cuore semplice, tendono a non complicare la realtà e proprio per questo riescono ad arrivare prima a Gesù, prima di tutti gli altri. Allora si può arrivare a Lui dopo anni e si può arrivare a Lui dopo pochi minuti, pochi istanti, ma tutti sono misteriosamente attratti da Lui. Intelligenti, sapienti, scienziati, come i magi, o gente semplice, gente inaffidabile, gente di lavoro, gente che ha a che fare con la terra, che non sa leggere, non sa scrivere, ma a cui gli funziona il cuore, come i pastori. C'è un gesto che li accomuna tutti. Non sono vestiti uguali, non hanno la stessa educazione, non hanno gli stessi titoli di studio, non hanno la stessa storia. Ma quando arrivano davanti a Gesù tutti fanno la medesima cosa, si inginocchiano e lo adorano. Allora mi piace pensare che quando noi arriviamo lì, davanti a Gesù, e ci inginocchiamo per adorarlo, non importa da dove veniamo, non importa quanto siamo intelligenti, che storia abbiamo avuto, quanti anni ci abbiamo messo per arrivare fin lì, non importa quante parole sappiamo dire, quanti libri abbiamo scritto, non è importante nulla di tutto questo. C'è una cosa che ci accomuna tutti quando siamo davanti a Lui. In ginocchio lo adoriamo. E c'è qualcosa che anticipa questa adorazione, qualcosa che indica che è esattamente quella la cosa giusta. Al vedere la stella, dice il Vangelo, provarono una grande gioia. Non è un gesto in cui noi veniamo umiliati, non è un gesto quello dell'adorazione in cui noi perdiamo qualcosa di noi stessi. Cadiamo perché c'è così tanta luce, così tanta gioia che non riusciamo a stare in piedi. Siamo in ginocchio perché siamo grati. E basta vedere questo gesto dell'adorazione per accorgersi che tutto il Vangelo è pieno del medesimo gesto. Il Vangelo è attraversato da adorazione. E tra poco vorrei indicarvi qualcuno di questi esempi, cioè mostrarvi come il gesto dell'adorazione è la grande chiave di lettura di tutti i racconti del Vangelo.
Ma c'è una cosa che noi ancora dobbiamo dire. Possiamo cercarlo fino al punto di trovarlo. E possiamo essere Erode, possiamo essere i magi, possiamo essere i pastori. Ma niente di tutto questo potrebbe essere possibile se non per un'iniziativa di Dio. Nessuno viene al Padre se non per mezzo del Figlio. Nessuno può conoscere il Figlio se non quello che fa il Figlio nel cuore di quella persona, suscitando questo desiderio. Cioè, all'inizio della nostra esperienza spirituale non c'è una nostra decisione, c'è la decisione di qualcun altro. Non siamo stati noi, dice la parola, ad amare Dio. È stato Lui ad amarci per primi. È Lui che ci ha amato per primo. È Lui che ha preso l'iniziativa. Cioè, ci ha preceduti nell'amore. Non siamo noi che, attraverso le nostre tecniche, le nostre preghiere, si può pregare come la comunità magnifica, si può pregare come dei monaci benedettini, si può pregare in tutti i modi possibili. L'incontro con Dio non dipende dalle performance della nostra preghiera, dipende dal fatto che a un certo punto è lo Spirito che prende l'iniziativa dentro ciascuno di noi. Se non è lo Spirito a far questo, i nostri sforzi di preghiera non servono a nulla. O è il Signore a chiamarci, oppure non possiamo conoscere il Figlio, non possiamo fare l'esperienza del Figlio. La fede rimane un dono. E l'unica cosa che noi possiamo fare è implorare questo dono, chiedere questo dono per noi, per gli altri, perché abbiamo bisogno che il Signore prenda l'iniziativa nel cuore di ciascuno di noi. Ma è un dono, non è una magia. Cioè, è un dono che interpella la nostra libertà, poi tocca a noi fare qualcosa. Io posso suscitare dentro di te questo grande desiderio, ma il viaggio è roba tua. Sei tu che devi decidere come vestirti, quanta benzina mettere, dove andare, quale strada percorrere. Dio non si intromette nella nostra creatività, si fida di ciascuno di noi, non ha paura di dove possiamo andare a finire, se noi prendiamo effettivamente sul serio questo desiderio che Egli stesso ha messo dentro il nostro cuore. La gente che desidera ha già cominciato la sua preghiera, ma non lo sa. E mi piace pensare che noi dovremmo avere sempre gli occhi aperti per intercettare questo desiderio nel cuore delle persone, per incoraggiare questo desiderio, per metterci contro tutto quel male invece che vuole soffocare questo desiderio. Viviamo in un mondo che ci dice che al massimo dobbiamo funzionare, che al massimo dobbiamo produrre, che al massimo dobbiamo fare delle cose. Ma dopo che abbiamo passato tutta la nostra vita a produrre e a fare, abbiamo preso sul serio la nostra vita? Che cosa significa prendere sul serio la nostra vita se non prendere sul serio questo desiderio che il Signore ha messo dentro il nostro cuore? Che cosa significa avere davvero una vita umana se non arrivare fino al punto di incontrare qualcosa che noi non sappiamo, ma la cerchiamo con tutto noi stessi? Eh sì, anche quando diciamo la parola "voglio essere felice", che cosa significa essere felici? Questa è una cosa che scopri soltanto se ti metti in gioco, che scopri soltanto vivendo. Allora, vedete, io credo che questa sia la prima cosa che noi dobbiamo dire, senza mai trascurare tutti i doni che il Signore ci ha fatto. Il primo dono che ci ha fatto è quello di darci la nostra umanità. La nostra umanità, dice Agostino con un'espressione bellissima, dice: tu ci hai fatti per te. E il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. E a chi si riferisce ad Agostino? Semplicemente ai suoi familiari, alla cerca dei suoi amici? Se io incontro degli eschimesi, posso ripetere le parole di Agostino: tu ci hai fatti per te? Sì. E se vado in America Latina, posso ripetere le parole di Agostino? Sì che posso ripeterle. E se vado in Cina, se vado in Asia, se vado in ogni punto del mondo, ovunque incontro un uomo o una donna, posso dire: tu sei stato fatto per Dio. Il tuo cuore rimarrà inquieto finché tu non lo incontrerai, finché tu non riposerai in Lui. E si vede. Avete mai visto un albero stressato? Avete mai visto, non lo so, un gatto pieno di preoccupazioni? Il resto della creazione sta bene come sta, è precisamente in pace perché obbedisce alle regole che il Signore gli ha dato. Quelli invece che hanno ansia, preoccupazione, che sono quasi sempre insoddisfatti, sempre agitati, sempre in movimento, siamo noi. Perché? Perché il Signore, quando ci ha fatti per Lui, ci ha dato anche la capacità di amare. E per essere capaci di amare dobbiamo essere liberi. E per essere liberi significa che dobbiamo decidere di andare da Lui. Non siamo obbligati ad andare da Lui.
dobbiamo decidere di andare da Lui. Ecco, vi ho detto che tutto il Vangelo è attraversato dal gesto dell'adorazione. Ma prima di diventare esplicitamente un gesto di fede, prima di diventare adorazione vera e propria, è un incontro che motiva la nostra vita. Allora uno si domanda: come si arriva a Gesù? Quali sono i sentimenti che dovrebbero muoversi dentro il nostro cuore? Perché io dovrei imparare questa preghiera? Cioè imparare a pregare in questo modo, lasciarmi cambiare da questa preghiera, lasciare che l'adorazione possa diventare un incontro con Gesù vivo. Perché apro e chiudo la parentesi, per troppo tempo noi cristiani abbiamo trasformato il cristianesimo in una lezione da imparare a memoria. Abbiamo trasformato il cristianesimo in una serie di ragionamenti sulla vita. Il cristianesimo per noi è una persona, è l'incontro con questa persona, ed è un incontro imprevedibile, un incontro che ci cambia la vita, un incontro che a volte non ci fa capire nulla, un incontro che certe volte noi non riusciamo a tradurre in nessuna regola morale, ma è sicuro che ci ha cambiato la vita, perché siamo diversi, perché da quel momento in poi ragioniamo in maniera diversa, perché da quel momento in poi ci comportiamo in maniera diversa. Non a caso, dopo che i magi giungono davanti a quel bambino e si inginocchiano davanti a lui, si mettono in questo gesto che è una professione di fede, persino con il proprio corpo, davanti a questo bambino riconoscono che hanno incontrato Dio. Dice il Vangelo che tornarono a casa per un'altra strada. Non fanno la stessa strada di prima, perché sono cambiati. È cambiato qualcosa. Allora, noi impegniamo troppo spesso la nostra vita a cambiare le nostre strade, cioè noi vogliamo cambiare la nostra morale, ma la tua morale la cambi se incontri Cristo. Se tu cambi la morale senza incontrare Cristo, la morale che hai cambiato ti uccide. Se tu vuoi cambiare il tuo modo di ragionare senza incontrare Cristo, ti vuoi indottrinare da solo, ti vuoi fare indottrinare da qualcun altro, è perché hai incontrato Lui che cambia il tuo modo di ragionare, di pensare, di guardare il mondo. È la sua persona il discriminante. Allora, chi ha incontrato veramente Cristo l'ha incontrato come una persona. Per questo l'adorazione è la più grande professione di fede che il Signore ci ha dato, perché ci dice che la cosa più interessante di Gesù è la sua presenza, è la sua persona. E noi la riconosciamo nascosta in quel pezzo di pane, come quei magi, come quei pastori la riconoscono misteriosamente presente dietro quel bambino, dietro quel fragile bambino. Sono gli occhi della nostra fede che ci fanno vedere questa cosa. I nostri sensi no, continuano a vedere pane, continuano a vedere un bambino. Ma dentro di noi c'è qualcosa che ci spinge a stare lì. Ci accorgiamo che tutta la vita eterna, tutto quello che stiamo cercando è nascosto lì. E lì c'è tutta la differenza. Allora, quando noi abbiamo scoperto tutto ciò, vedete, da quel momento in poi il male comincia a perdere. E proprio perché comincia a perdere, comincia a convincerci che anche se abbiamo scoperto questo segreto, dobbiamo tenerci lontani da questo segreto. Perché? Perché non siamo degni. Perché bisogna essere preparati per stare davanti a Lui, perché bisogna essere in un certo modo per stare davanti a Lui. Invece basta sfogliare il Vangelo per accorgerci che in tutte le situazioni della nostra vita noi possiamo adorare. Cominciamo. Io mi sento solo, sento che le relazioni non funzionano dentro la mia vita, non riesco più a farmi capire con gli altri. Le cose che ho vissuto mi hanno talmente tanto isolato che mi sento in ostaggio di questa solitudine. C'è una malattia nel Vangelo che descrive bene che cos'è la radicale solitudine, ed è la malattia del lebbroso. Il lebbroso è uno che è costretto ad essere lontano dagli altri. In quel momento il lebbroso scopre che cos'è l'adorazione, perché incontrando Gesù, dice, si prostrò davanti a Lui. Ecco il gesto dell'adorazione. Signore, se vuoi puoi guarirmi. Allora, tu ti senti solo, ti senti sola. Pensi di trovarti in una gabbia, in un vicolo cieco. Pensi che non c'è più nessuna via d'uscita dentro la tua vita. Tu pensi che non c'è nessuna speranza, che non riesci più ad entrare in contatto con la vita stessa, che ti senti un'isola. Ecco perché devi adorare. Perché vai davanti a Lui
con l'atteggiamento del lebbroso. Tu diventi adoratore di lui come quel lebbroso e vai lì per giorni e giorni a ripetergli questa giaculatoria: Signore, sono qui perché mi sento solo, mi sento sola. Se tu vuoi puoi guarirmi, se tu vuoi puoi tirarmi fuori da questo isolamento. Dice il Vangelo che Gesù lo vide, ebbe compassione, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. Ma poi, vedete, si può stare davanti a lui con lo stesso gesto con cui quella donna che si insinua durante la cena a casa di Simone il fariseo, e tutti sanno chi è quella donna, una poco di buono, una prostituta, che si insinua a rovinare questo banchetto e si mette ai piedi di Gesù a piangere, ad asciugare quei capelli, a profumarli con un profumo che lei si è portato. La storia di questa donna è una storia pesante. I peccati che questa donna ha fatto sicuramente la tengono lontana da Dio. Eppure, perché questa donna cerca Gesù? Perché va ad adorare Lui? Perché si mette in ginocchio davanti a Gesù? Si mette davanti a Gesù in ginocchio a causa dei suoi peccati. Paradossalmente, vedete, sono i suoi peccati che l'hanno portata in adorazione. E noi invece pensavamo che i nostri peccati impedivano la preghiera, impedivano l'adorazione. E invece il Vangelo ci rassicura, ci dice: hai molto peccato, ecco, questo è un valido motivo per andare da Lui. Per metterti come quella donna ai suoi piedi. È un valido motivo per non vergognarti di piangere davanti a Lui, di amarlo come puoi, anche con le cose sbagliate, con gli attrezzi del mestiere. Chissà a che cosa alludeva quel profumo, quante volte quella donna avrà usato quel profumo per sedurre qualcuno, magari. E invece lì diventa una professione di fede davanti ai piedi di Gesù. E Gesù apprezza tantissimo l'amore di questa donna peccatrice, la difende davanti agli occhi dei ben pensanti. A questa donna sarà perdonato molto, perché ha molto amato. A te invece, che è stato perdonato poco, dice Gesù a Simone il fariseo, tu ami poco, non sai che cos'è la vertigine dell'amore come quella donna. Allora capite che arriviamo fino al punto di dire una cosa che assomiglia a un'eresia. I nostri peccati ci hanno abilitato a pregare di più, a pregare meglio, a pregare con uno slancio e una passione. Questo non significa che dobbiamo andarci a cercare i peccati per migliorare la nostra preghiera, ma che molto spesso il demonio dice: ma con la vita che hai avuto tu, con le cose che hai fatto tu, anzi, con le cose che continui a fare tu, con le mani nella marmellata che continui ad avere lì, in quel momento, tu vuoi pregare, sì, perché il Vangelo mi dice che si può pregare, anche se si è così. E ancora, tu hai una grande domanda, non sai cosa fare, non sai che cosa può renderti felice, vorresti lucidità, chiarezza. Per usare una parola difficile, vorresti avere discernimento, capire che cosa devi fare e che cosa non devi fare. Tu assomigli a quel giovane ricco che va davanti a Gesù e, dice il Vangelo, si prostrò davanti a Lui, vedete il gesto dell'adorazione, e gli disse: Maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna? E noi invece, quando vogliamo fare discernimento, passiamo intere notti insonni a pensare tra noi e noi stessi, a calcolare il bene e il male, a cercare di capire qual è la statistica migliore, a mandare messaggi a persone per cercare luce con gli altri. E invece il Vangelo ci dice che quando tu vuoi luce, vuoi discernimento, devi adorare, devi andare da Lui, perché è Lui che ti dice qual è la strada giusta da fare, ma non perché ti indica esattamente le cose che devi fare, ma perché sblocca dentro di te la tua capacità di scelta. Una sola cosa ti manca: vai a casa, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e poi vieni e seguimi. Solo in quel momento quel ragazzo si accorge di non essere libero interiormente. Solo in quel momento si accorge di un blocco che ha. A cosa serve l'adorazione? Ad avere domande e a ricevere luce in quelle domande. E a volte invece è la vita che ci porta ad adorare, perché la vita ci fa disperare. Disperare come Gairo, che ha una figlia che sta morendo, e va, si mette in adorazione, anche lui si prostra davanti a Gesù,
a chiedere la guarigione della propria figlia, sì, perché non si va da Gesù in adorazione solo per se stessi, si può andare lì in adorazione perché si pensa a qualcuno, perché si intercede per qualcuno, si può essere alla presenza di Gesù perché si sta salvando la vita a qualcun altro. Gairo va lì per salvare la vita non sua, ma di sua figlia, va lì, e la sua disperazione diventa adorazione. Mia figlia sta morendo, vieni, vieni, fai qualcosa per lei. Ma si può avere anche la grande fede della cananea. Anche questa donna, vedete, che apparentemente non dovrebbe avere nessuna fede, è fuori dalla tradizione di Israele, è fuori da quello che è il circuito della fede di Israele, questa donna, anche lei, cerca Gesù, si mette in ginocchio e lo adora, domandandogli l'impossibile. Lei, che non fa parte del popolo di Israele, domanda anche lei un miracolo, anche lei una grazia. Sì, perché Dio fa grazia a tutti, anche a quelli che apparentemente sembrano non essere della sua cerchia. E questa donna, vedete, più di tutti gli altri ci insegna come si prega, perché la vera preghiera assomiglia all'ostinazione di questa donna, che rimane lì a pregare, anche se si sente rifiutata, anche se Gesù non le rivolge la parola, anche quando Gesù, rivolgendole la parola, la snobba, e poi la insulta, e poi apparentemente l'allontana, e quella donna rimane lì a pregare, ad adorare. Anche i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei figli. Gesù aveva detto di non sprecare il pane con i cani. Grande la tua fede, dice Gesù, vai. E tornando a casa sua figlia stava bene. Vedete, si può adorare in ogni modo. Non c'è circostanza della nostra vita che non ci porti davanti alla sua presenza. Perché esiste il gesto di questa adorazione? Perché qualunque frammento della nostra esperienza possa trovare una chiave di lettura. Non si va a pregare perché non si hanno preoccupazioni nella testa, non si va a pregare perché non si hanno peccati, non si va a pregare perché si è abbastanza sereni per mettersi in preghiera, non si va a pregare perché ormai abbiamo tutte le carte a posto, ma è esattamente il contrario. Tutto quello che è di contraddittorio nella vita, di difficile nella vita, di inciampo nella vita, ci viene riservato, tutto questo ci conduce inesorabilmente davanti a Lui, alla Sua presenza. Perché se non arriviamo fino a Lui, alla Sua presenza, le nostre preghiere, i nostri desideri, le nostre preoccupazioni diventano tutte disperazione. E perché abbiamo incontrato Lui, che tutto cambia, che tutto assume una luce completamente nuova, diversa. Chi incontra Gesù ha la vita salva. Chi incontra Lui si accorge che le cose hanno un altro sapore, la vita è centuplicata. Le cose valgono di più, il sapore delle cose vale di più, perché hai incontrato Lui. Anche tu va, fa lo stesso, dice. E poi puoi trovarti in ginocchio davanti a Lui, anche quando ti prende una smania di ateismo. Anche quando tu pensi che forse ti sei illuso, che la tua fede è solo frutto di un condizionamento di educazione che hai ricevuto perché sei nato in Italia, perché sei nato in una certa comunità. Allora tu, come Tommaso, cominci a dire: io non ci credo più, perché io crederò soltanto quando queste mani metteranno un'esperienza viva diretta nel corpo stesso di Gesù. Questa mano, finché non toccherà le sue piaghe, non sarà più abilitata a dire: io ho fede. Voi sapete che 8 giorni dopo anche Tommaso si trova in ginocchio davanti al risorto. Anche lui, con la sua incredulità, può fare l'esperienza di Gesù realmente presente. Signore, dice uno scrittore italiano, oh Dio che non esisti, speriamo che esisti. La sentite quanta disperazione c'è dietro questa invocazione? C'è dentro di me qualcosa che mi dice che non c'è niente. Eppure c'è dentro di me un grande desiderio che in realtà mi sbaglio, che mi sto sbagliando, che non è come io penso, come sento. Allora, io penso che quando il Signore ha suscitato nella comunità Magnificat la custodia soprattutto di questo gesto di pregare in questo modo, di pregare attraverso l'adorazione,
era semplicemente perché il Signore stava indicando a questa comunità di vivere il Vangelo e di sapere che tutta la vita è diversa quando questa vita incontra costantemente il mistero della persona di Gesù. Sapete, chi frequenta Gesù deve passare sempre attraverso un periodo di disillusione, cioè viene deluso da Gesù. Quando noi immaginiamo Dio, lo immaginiamo come le nostre chiese, grandi, le immaginiamo così infinite, non alla nostra portata. Che cos'è scandaloso di Gesù? Gesù è così scandaloso che i suoi vicini di casa dicono: ma noi sappiamo da dove viene questo. In casa abbiamo i mobili di suo padre. Sua madre la vediamo alla fontana a lavare la biancheria. A volte gioca a pallone con i nostri figli. Come fa ad essere il figlio di Dio? È scandaloso. Quando verrà il Messia? Nessuno saprà da dove verrà. La cosa che scandalizza di Gesù, lo sapete cos'è? La sua normalità. Il fatto che lui è talmente tanto impastato di cose normali, cose quotidiane, che uno dice: no, non è possibile che lì ci sia il figlio di Dio. E invece sì. Chi frequenta Gesù si accorge che quando Dio si manifesta sempre alla maniera di Gesù, cioè non attirando l'attenzione, non usa la forza, non usa la magnificenza o la gloria, usa la fragilità di un bambino, usa la mansuetudine di Gesù, usa la sua mitezza, usa la sua compassione. Allora, quando tu ti abitui a riconoscere Gesù che è presente in qualcosa di così piccolo, di così fragile, ma di così essenziale, la tua vita cambia. E mi piacerebbe proprio a questo punto dirvi in che modo, a un certo punto, la frequenza di Gesù nell'Eucaristia può cambiare tutto il resto della nostra vita. La prima cosa che voglio dirvi è questa: è per un particolare dono dello Spirito che noi intuiamo che dietro quell'ostia è nascosto tutto il Figlio di Dio, che è vero, dice la sequenza, nel tutto e nel frammento. Cioè non dipende da quanto è grande questo pezzo di pane. Questo pezzo di pane può essere anche piccolissimo e lì c'è tutto l'infinito Dio, tutto vero nel frammento. Quel Gesù che noi stiamo cercando è nascosto lì, è così tanto alla nostra portata di mano che dovrebbe scandalizzarci. Possibile, Signore, che tu sei lì? La gente ti cerca ovunque e tu sei lì, nascosto lì. Ma sapete qual è l'effetto di chi frequenta Gesù nell'Eucaristia? È un effetto bellissimo. Comincia a riconoscere la presenza di Gesù dentro se stesso. E cioè, mentre noi lo riconosciamo fuori di noi nell'Eucaristia, frequentarlo fuori nell'Eucaristia a un certo punto ti fa accorgere che quella presenza non è vera soltanto in quel tabernacolo, in quello stensorio, in quel pezzo di pane, ma che misteriosamente la presenza di Gesù è anche dentro di te. Chi impara ad adorare comincia a saper stare in ginocchio davanti all'Eucaristia e in ginocchio nel proprio cuore. Allora ci saranno giorni che potrà andare in chiesa e mettersi in ginocchio davanti a quel fatto meraviglioso che è l'Eucaristia, e ci saranno giorni in cui potrà stare lontano da una chiesa, dovrà viaggiare, lavorare, essere lontanissimo da tutti quegli spazi sacri che ci sono dentro le nostre città. E allora lì, nella tua macchina, a casa tua, in un angolo del tuo giardino, mentre stai andando al lavoro, tu puoi raccoglierti in te stesso e sapere che dentro il tuo cuore tu sei tempio dello Spirito Santo e dentro di te è misteriosamente presente Gesù. E lo hai imparato perché l'hai riconosciuto fuori di te. Allora lo riconosci anche presente dentro di te. Ma questo è soltanto il primo effetto di frequentare Gesù nell'Eucaristia. Il secondo effetto è questo: è cominciare a riconoscerlo negli altri. Quando cominciamo a provare la stessa sacralità che proviamo davanti allo stensorio, davanti a quel pezzo di pane, cominciamo a provarla davanti a noi stessi e, attenzione, davanti ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, allora sì che il mistero di quella presenza nell'Eucaristia ha portato veramente frutto. E tu puoi stare accanto a tuo fratello ed essere in adorazione, perché sai che Gesù è presente lì. Puoi stare a casa di un anziano che è allettato e metterti accanto a lui in silenzio,
un silenzio di adorazione, perché lì, in quell'anziano, allettato, povero, solo, Gesù è presente e tu avverti questa cosa e gli fai compagnia. In quel bambino che tu hai in braccio, Gesù è presente. In quella persona che ti siede accanto, provate ad andare in un mezzo pubblico, osservate la gente che ormai è assorbita dal proprio cellulare, dai propri pensieri, e cominciate a coltivare questa idea: Gesù, tu sei presente, sono tutti tabernacoli viventi, questi miei fratelli, queste mie sorelle, e certe volte la loro storia è talmente tanto complessa e dolorosa che hanno nascosto questa presenza, ma questa presenza rimane viva e vera dentro di loro. Che cosa dovremmo fare se non pregare per dissotterrare questa presenza, per tirarla fuori dal loro cuore? È questo che ci spinge alla carità. È troppo poco pensare che la carità sia semplicemente andarsi a scegliere i poveri. No, la carità non è andare a scegliersi i poveri. La carità è curare i poveri che il Signore ci mette accanto nella vita. Tutti! Non solo quelli che mancano di vestiti, anche quelli che mancano di speranza, anche quelli che non hanno una via di uscita, anche quelli che incontriamo soltanto per un minuto della nostra vita, ce li ha mandati il Signore. Siamo disposti ad amarli e a volte non possiamo fare niente se non sorridere, salutare, pronunciare dentro di noi un'Ave Maria. Anche noi possiamo avere la fede adorante dell'emorroissa. A differenza di Gairo o della donna cananea, questa donna non prega ad alta voce, prega dentro di sé. Soltanto se riuscissi, Signore, pensa dentro di lei, a toccare il lembo del tuo mantello, certamente io sarei guarita. La preghiera silenziosa, mentale di questa donna, le ottiene una grazia. Allora voi capite che mentre tu ti inginocchi davanti a Gesù Eucaristia, ti accorgi che quel gesto diventa un gesto di tutta la tua vita. Continui ad essere alla sua presenza sempre, in ogni istante, in ogni luogo. Non c'è frammento della nostra esistenza dove Gesù non sia presente. Si tratta di avere occhi per saperlo riconoscere. Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Traduciamolo questo salmo bellissimo, che dice che Dio è presente nei cieli ed è presente anche negli inferi. Se vado in chiesa, là tu sei. Se vado nel mio posto di lavoro, eccoti. Ma no, là sicuro che non c'è. Se vado in chiesa, là tu sei. Se scendo dentro la mia famiglia, lì non c'è nessuno. No, lui è presente anche lì. Ma tu hai occhi per accorgerti di questo? Perché il giorno in cui tu ti accorgerai di questo, avrai vinto tutto, perché sai di non essere solo, sola, mai. Non c'è niente dentro la nostra vita in cui la presenza di Dio non diventa significativa. Non a caso, vedete, uno degli appellativi con cui viene riconosciuto Gesù è l'Emmanuele, che significa Dio con noi. Perché un bambino ha il potere di cambiare la storia? Perché quel bambino è reale, perché quel bambino è presente. Avete mai sentito che, non lo so, e quando i magi entrarono e adorarono questo bambino nella mangiatoia, questo bambino si mise in piedi e cominciò a predicare. Non pronuncia nessuna parola Gesù. Forse avrà pianto, avrà fatto qualche smorfia come fanno tutti i bambini che sono piccoli. Eppure gli ha cambiato la vita. Non è una questione di parole, non è una questione di filosofia, è una questione di presenza, capite? La sua presenza ha il potere di cambiare tutto. Tu credi questo? Allora mi piace pensare che il Signore abbia suscitato alla comunità Magnificat questo desiderio di disseppellire questa presenza, di renderla sempre più presente, sempre più evidente, affinché possa diventare un cambiamento per il mondo. Più noi siamo in ginocchio davanti lì, più noi cominciamo a capire che non c'è niente dentro la nostra vita che non abbia a che fare con lui. Più ci accorgiamo che tutto quello che ci capita della nostra vita ci spinge a lui. Anche la cosa più assurda, la più brutta.
ci spinge a incontrarlo, ci spinge a fare una presenza, un'esperienza della sua presenza che è salvifica per ognuno di noi. Ma ricordatevi Maria, lei più di tutti gli altri ci insegna che cos'è l'adorazione. E forse in sala, in mezzo a voi, chi ha avuto il dono di essere madre può capire meglio quello che sto per dirvi. Una madre che ha il bambino nel proprio grembo avverte quella presenza di quel bambino, più di tutti gli altri intorno, anche quelli che sanno della notizia di quel bambino. Chi più di lei, giorno e notte, vive con la consapevolezza di avere una vita dentro, una presenza dentro. Ogni cristiano è come se fosse in qualche maniera una donna incinta, una madre. Ogni cristiano sa che deve ospitare dentro di sé questa presenza, perché se questa presenza è lì, allora tutto cambia. Il nostro esserci cambia il mondo, perché dentro di noi c'è Gesù. Allora la gratitudine diventa il nostro vero alfabeto. E cioè ci accorgiamo che tutte le meraviglie di Dio accadono, che i miracoli esistono. Ma tutte le volte che i miracoli accadono nella nostra vita, molto spesso non accadono in maniera eclatante, dice Gesù, in modo da attirare l'attenzione. Il regno di Dio non viene così, dice Gesù. Viene in umiltà, senza attirare l'attenzione. Ma noi abbiamo abbastanza capacità di accorgerci di tutto questo e di sentire dentro di noi un'infinita gratitudine. Sarebbe bello dire che dopo che i magi hanno incontrato Gesù, allora sono diventate persone migliori. Dopo che i pastori hanno incontrato Gesù, sono diventate persone migliori. Dopo che Pietro, Giacomo, Giovanni e tutti quelli che hanno avuto la fortuna di incontrare Gesù sono diventate persone migliori. Perché lo sapete che cosa intendiamo noi quando pensiamo alle persone migliori? Ho dei difetti? Da quel momento non ce li ho più. Sono ultrasensibile? Da quel momento non sono più ultrasensibile. Ho paura dei ragni? Da quel momento non ho più paura dei ragni. Ho un carattere, da quel momento non ho più un carattere. Diventare migliori nella nostra testa significa cominciare ad assomigliare a un'immagine ideale di noi. Sapete perché tutte quelle persone sono diventate veramente migliori? Non perché hanno smesso di essere se stessi, di avere gli stessi difetti di prima, lo stesso carattere, le stesse storture, le stesse inflessioni, la stessa sensibilità. Perché sono diventate diverse? Perché tutto questo non è più di impedimento alla gioia, non è più di impedimento all'incontro con un grande senso, non è più di impedimento al passaggio della luce. Loro possono essere pienamente se stessi e pienamente trasparenti al passaggio della luce. Che bello, no? Io non sono più un muro che impedisce la presenza di Gesù. Io, così come sono un capolavoro. Io, così come sono, rendo evidente la presenza di Gesù. Dice Gesù, chi vede me, vede il Padre. Fratelli, chi vede noi, che cosa vede? Che cosa vede? C'è una storia molto bella raccontata nella Bibbia. Quando Mosè sale sul monte per ricevere la legge, passa lì tanti giorni per ricevere il dono della legge. Ma quando scende giù si porta addosso un cambiamento che non dipende dalla legge, non dipende da quello che dovrà insegnare al popolo di Israele. La sua stessa faccia emette luce perché è stato alla presenza del Signore. Mi piace pensare che quelli che passano del tempo con Gesù si portano addosso un po' della sua luce. Allora in un mondo come il nostro, che è un mondo molto spesso pieno di buio, di disperazione, un mondo come il nostro, che è sempre abitato da tanta cronaca nera, da tante guerre, da tanti conflitti, da tante famiglie sfasciate, da tante cose che non funzionano, come può incontrare la luce se non attraverso di noi, portandoci addosso noi un po' di questa luce? Allora Dio rischiare il mondo e usa la mia faccia,
Dio rischiare il mondo e usa i miei difetti. Dio rischiare il mondo e usa la mia fragilità. Dio rischiare il mondo e usa tutta la mia umanità. Noi andiamo lì, ci inginocchiamo per tutto il mondo, non solo per noi stessi. E allora, quello che è stato l'incontro vero con Gesù per questa comunità, la comunità Magnificat, in realtà diventa anche un compito. Il Signore vi ha fatto il dono di questo carisma a favore del mondo intero. Nessuno, dice Gesù nel Vangelo, accende una lampada per nasconderla sotto un secchio. A che cosa serve che preghiamo tra di noi, che facciamo le cose tra di noi, che gioiamo tra di noi, che costruiamo attorno a noi comunità che hanno troppo la puzza delle sette? Noi non siamo una setta. Il Signore ci ha fatto del bene perché questa luce venga messa in alto e illumini tutta la stanza. Non può restare nascosta una città collocata sul monte. È lì messa in alto perché tutti possono accorgersi di questa città che è lì sul monte. Allora, vedendo tanta santità che passa anche attraverso tanta fragilità della comunità Magnificat, l'unica cosa che ci viene nel cuore è di dire grazie. Grazie al Signore che non smette di scegliere le Betlemme della storia come luoghi dove manifestarsi. Grazie al Signore che sceglie sempre delle rovine dove costruisce qualcosa di nuovo. Grazie al Signore che sceglie gli ultimi e li fa primi. Grazie al Signore che sceglie sempre ciò che è povero, dimenticato, abbandonato, per passare tutta la storia della salvezza. Ecco, il grazie per la comunità è un grazie a Dio, però non stiamo parlando del passato, stiamo parlando di un presente che è spalancato al futuro. E mi domando, che cosa ha in mente Dio da questo momento in poi? Allora, mentre guardiamo dietro di noi, deve nascere dentro il nostro cuore questa grande domanda: che cosa vuoi che facciamo ancora, Signore? E credo che la preghiera più bella sia questa: qualunque cosa, Signore, Tu hai in mente, eccomi. Allora, io vi auguro, e auguro soprattutto ai fratelli e alle sorelle della comunità Magnificat, di dire il proprio eccomi a scatola chiusa. Io non lo so il Signore che cosa vi domanderà, però in partenza ditegli subito: eccomi.